cultura ha un suo peso economico. In tema di spending review di ministeri tecnici si parla di perdita delle deleghe nei piani del governo, di perdita delle deleghe per le province. Quindi come vi ponete di fronte a queste prospettive? Io sono estremamente critico nel fatto che nella riorganizzazione dello Stato, doverosa, non si parli assolutamente di cultura. Si sta parlando di tutto, di stradi, edifici, cementi, ma non di cultura. Ma allora basterebbe, secondo me, se le attribuzioni del nuovo ente dovessero essere solo le strade e gli edifici scolastici, beh, basta dare un IRI che entra molto più agile e costa molto meno. Perché mettere in piedi un ambaradan di persone per controllare la qualità della strada e degli edifici? Un cementiere è molto più bravo sicuramente di uno. Se invece, come deve essere, la cultura è l'elemento pregnante e portante su cui il nostro paese deve investire, ma dirlo è sconfortante. Dirlo è sconfortante perché dovrebbe essere così chiaro che la cultura è l'elemento trainante da ogni punto di vista, soprattutto perché l'Italia è il patrimonio dell'umanità dal punto di vista culturale. Quindi si deve, intorno alla cultura deve ruotare anche il business. Certo, l'Europa, le statistiche dicono che gli investimenti in cultura ritornano almeno 4 volte. E questo è un dato assolutamente certo, l'abbiamo visto anche noi, 20.000 persone l'anno scorso in un solo giorno avranno speso, il biglietto d'ingresso era 3-4 euro, medio, un caffè, una birra, se arriva a 10 euro per persona tranquillamente sono 200.000 euro, noi abbiamo speso 30.000 euro l'anno scorso. Quindi la cultura è motore di sviluppo, solo che l'Italia, miope e sciagurata, e soprattutto io devo... poi lo dirò magari una domanda, la prego di farmela, su cosa penso del Ministero della Cultura attuale, l'Italia non sta investendo. Ecco, speriamo che questi numeri e queste considerazioni giungano alle orecchie di chi do dovere, in particolare del Ministro competente, per il quale poco fa lei ha avuto parole un po' critiche. Sì, parole critiche, per evitare di trascendere, se mi permettete leggo che cosa ho preparato. Caro e silenziosissimo Ministro della Cultura Ornaghi, rivolgiamo a lei, Brianzolo, che vive a 2 passi dalla splendida Villa Reale di Monza, che solo recentemente ha visitato, un accorato appello: faccia in modo che la cultura diventi il perno dell'azione del suo governo. Riteniamo assurdo e disdicevole che nel confuso riassetto delle autonomie locali il governo stia portando avanti, la cultura non sia neppure all'ordine del giorno e che lei, ministro alla partita, accetti passivamente il fatto. Non crediamo possibile che lei voglia passare alla storia come il ministro che lasciò morire la cultura in Italia. La manifestazione Villa Aperte dimostra che la cultura è viva, apprezzata e attesa da tutti i cittadini. Ebbene, coraggio, professor Ornaghi, faccia sentire la sua voce. E promuova non uno sterile del dibattito ma un piano strategico di sviluppo del settore corredato da adeguate risorse immediatamente spendibili. Nessuno sente la necessità di un ministro ombra e neppure dell'ombra di un ministro della cultura. Sarebbe oltremodo disdicevole che, se anche in questo settore che è nostro per secolare tradizione e storia, l'Europa ci commissari per manifesta incapacità. Ecco, ci faremo latori di queste sue parole sperando che arrivino, faremo di tutto per diffondere questo messaggio, sperando che appunto arrivino a destinazione e vengano soprattutto recepite. Io sono certo che i cittadini hanno nel cuore l'interesse, lo si vede tutte le volte che facciamo una manifestazione culturale, facciamo il pieno delle persone, più di tanto non si possono accogliere, quindi dimostra che la cultura è un bisogno fondamentale per la qualità della vita ed è preoccupante e terribilmente sconfortante non sentire nessuna voce della cultura. Esiste un ministero e se la cultura non serva, aboliamo il ministero, cominciamo a dire le dimissioni e cominciamo a risparmiare soldi lì. Questo sarebbe una sciagura, ma è una sciagura avere un ministero che costa e non fa nulla. Quindi io spero che ci siano attività concrete di rilancio culturale del Paese.